Mi capita spesso di ascoltare la seguente frase: il denaro non può comprare la felicità. In realtà sono convinto che dietro questa frase ci sia una poca, se non addirittura scarsa disponibilità a ragionare in termini di pianificazione finanziaria, perché è grazie proprio alla pianificazione finanziaria che ciascuno di noi potrebbe mettersi nella condizione di raggiungere quei traguardi e quegli obiettivi che possano rendere più sapida, più interessante la propria vita e quindi ex post considerare una vita vissuta felicemente. Ci sono un sacco di ricerche che hanno ormai dimostrato che il reddito al di sopra della soglia di sopravvivenza di fatto poi alla lunga non generi della felicità. In realtà io sono convinto che questo tipo di ricerche malpongono la questione, perché il nostro vivere quotidiano e il vivere in un contesto come quello attuale, un contesto moderno, fa sì che ci sia un mix importante di cose materiali ed esperienze che noi viviamo che potrebbero determinare anche il fatto a posteriori di averci fatto sentire felici, di aver vissuto una vita appagante e appunto felice. In realtà alcune ricerche moderne, mi riferisco in particolar modo ad una ricerca che dall'Università di Harvard ha condotto negli ultimi 75 anni su una moltitudine di soggetti, dove è stata registrata proprio la vita di ciascuno di questi e gli è stato chiesto poi al termine o comunque con una certa periodicità che cosa li avesse resi felici, uno degli elementi che più è emerso sono appunto il tema delle ottime relazioni. Le persone che hanno vissuto una vita fatta di ottime relazioni alla fine hanno dichiarato di aver vissuto una vita felice ed appagante. Ma per arrivare ai risultati di Harvard credo che vi possano essere tre elementi che più di altri possono mettere nella condizione i clienti di fare in modo che il denaro offra loro una opportunità maggiore di essere felici. Il primo elemento è quello di mettere nella condizione le persone di poter acquistare più che beni materiali, acquistare delle esperienze, perché facendo le esperienze alla fine c'è un maggiore senso di appagamento, di pienezza, di gioia, di scopo nell'aver condotto la propria vita. Il secondo elemento è mettere nella condizione le persone di poter donare, essenzialmente di fare delle attività filantropiche. Anche in questo caso è dimostrato che rivolgersi al sociale, donare, dare una mano anche dal punto di vista economico e materiale è un qualcosa che appaga molto le persone e le fa sentire felici. Terzo elemento, il fatto di poter comprare del tempo. Che cosa intendo? Avere la possibilità di avere del denaro da poter spendere per comprare del tempo. Un esempio è permettersi di poter andare in vacanza e quindi di fare un'esperienza. O più banalmente, il fatto di poter andare, che so, a Disneyland, ma permettersi il fast pass, cioè il fatto di poter saltare la fila, che ha un costo, anche in questo caso permette di fare delle esperienze che sono assolutamente appagate, anziché frustranti. Questi tre elementi possono essere tranquillamente colti da un cliente nel momento in cui riceve un aiuto concreto da parte tua nella capacità di poter pianificare e nel comprendere quanto sia importante la pianificazione finanziaria. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ciao, alla prossima!